Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Parleremo del nuovo bundle di Nintendo Switch, vedremo alcune cose che stanno accadendo in mappa e ovviamente non mancherò di dirvi quello che ha appena fatto Buga se ci sarà un attimo di tempo. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi. Che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto <tellirà> di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news. <ride> E allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è un argomento molto caldo di queste ultime ore, ovvero sia il terzo compleanno di Fortnite. Eh sì ragazzi, perché luglio è un mese davvero importante per quanto riguarda il nostro battle royale preferito, in quanto il giorno 25 si celebra appunto l'anniversario. Per quanto sappiamo ragazzi, la nostra... Ehm, Esperienza ci ha fatto vedere che Epic Games ha fatto dei regali negli anni precedenti relativi al compleanno. Ci hanno regalato il backpack, ci hanno regalato il piccone, ci hanno regalato tantissimi altri oggetti. E sappiamo che ci sarà molto probabilmente una pace il 22 luglio. Ovviamente ci auguriamo che quella sia la patch corretta per avere finalmente le sfide di compleanno e le ricompense. Purtroppo non abbiamo ancora informazioni ufficiali, ma non sono assolutamente preoccupato perché arriveranno sicuramente. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché un'altra piccola notizia vi ricordo che lunedì prossimo tutti i possessori della skin Galaxy eh, avranno la possibilità di accedere alla nuova Galaxy Cup dove in palio come già sapete ovviamente c'è tutto il set della nuova Galaxy femminile. La cosa che ancora purtroppo non sappiamo con certezza è se la Galaxy femminile sarà un'esclusiva solo di questo torneo o in futuro arriverà nello shop. Comunque non perdete questa occasione voi possessori della skin Galaxy e in bocca al lupo non si può dire l'altra cosa dei video, in bocca al lupo. Che possiate vincere il nuovo set. Poi passate e me lo fate vedere in live, eh, mi raccomando. Andiamo avanti a parlare invece di un altro argomento interessantissimo. Torniamo indietro al 20 maggio, quando venne rilasciata la patch 12.60. Nella patch 12.60 fu trovata una stringa che vi ho appunto evidenziato in rosso, dove si legge Cosmetic Source Platform Nintendo. Quindi, ovviamente, è un bundle associato alla Nintendo Switch. Come sapete, ne è uscito solo uno, che è il Double Helix, la doppia elica in italiano si pensava che la skin non fosse ancora presente in game ma poi a qualcuno è venuto in mente che lo stesso identico giorno fu decriptato questo bundle questo pacchetto direttamente dalla ehm, non dalla patch ma da un pacchetto criptato che era già presente in game quindi questa ragazzi potenzialmente potrebbe essere la skin dedicata al nuovo bundle Nintendo Switch non abbiamo purtroppo delle date ufficiali sull'uscita ma è davvero tanta roba e molto probabilmente sarà eh, gratuito, un po' come è successo altre volte. E speriamo come sia successo, come succede per i pack di. Un'altra piccola notizia, forse non ve ne siete accorti, ma da poche ore ragazzi un nuovo metodo di login nel vostro account di Epic Games è stato inserito. Se andate in basso a vedere è apparso il simbolo di Apple, quindi per tutti i possessori dei dispositivi della casa potranno tranquillamente accedere. È una nuova feature che è stata inserita, per chi non se ne fosse accorto, beh, adesso lo sa. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è stata un'altra modifica delle ultime ore. L'immagine che state vedendo nello sfondo è il Golden Mushroom, il fungo d'oro, quello che ha lo 0,00000001 di probabilità di essere trovato ci sono delle immagini in game, eccole qua basta andare semplicemente nella modalità creativa e potete modificare i consumabili appunto dando la possibilità al personaggio di scegliere, il golden mushroom è stato disabilitato quindi probabilmente era stato trovato un bug un glitch qualcosa del genere che appunto lo rendeva esageratamente OP per chi non lo sapesse ragazzi il fungo d'oro dà immediatamente 100 di shield appena si consuma e se ne può portare uno stack di 3 io non l'ho mai trovato se qualcuno l'abbia mai trovato me lo scriva qui sotto nei commenti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'altra cosa davvero curiosa che ancora non ha trovato una risposta noi sappiamo che ci sono tantissimi orsetti dedicati alle skin di fortnite quello del compleanno quello del, del 4 luglio quello rosa, quello di Halloween. Però c'è presente nei file di gioco anche questo orsetto. E per chi non lo sapesse, questo orsetto è nella stessa cartella di Marshmallow. Ora. Noi sappiamo che all'uscita della patch 13.00, quindi la prima arrivata in questa season, il bundle di Marshmallow fu aggiornato, l'immagine e alcune cose furono modificate. Questo ci ha portato a pensare che verrà rilasciato nel corso di questa season. È ovviamente una supposizione, non è una notizia che possiamo dare per vera finché non lo sappiamo, di solito però quando aggiornano di rilasciano abbiamo già visto l'uscita di altri bundle quindi il Leggende Oscure, abbiamo rivisto il Frozen Legend, il Lava Legend probabilmente ci auguriamo che quando ritornerà il bundle di Marshmallow verrà anche accompagnato dall'orsacchiotto nero, non sappiamo il nome però era giusto per farvelo ricordare e andiamo avanti perché c'è un'altra notizia per quanto riguarda le nuove skin ne abbiamo già parlato eh, ampiamente in un altro video, la skin che guida è una skin che è già presente anche se spezzettata purtroppo nel nostro fortnite la trovate trovata, trovata isolette vicino al pozzo traballante ma si conferma nuovamente una skin presa da un concept fatto su reddit che ha ricevuto tantissime eh, tantissimi like il concept era questo e di solito fortnite quando prende i concept rifà esattamente tutto quello che era stato disegnato dall'autore quindi potenzialmente questa potrebbe essere, questo potrebbe essere tutto il set del Dummies. Perché sappiamo che si chiamerà Dummies scritto, che vuol dire in poche parole o meno del crash test come backpack, un orsacchiotto con la cintura di sicurezza, il deltaplano, è appunto questa ventola gigante che gira e il piccone. Sembrerebbe animato, ora io non credo lo facciano animato che quando premi si alza, però potrebbe tranquillamente essere questo martellone con un coso a pressione, il che andrebbe anche appunto a riprendere un po' lo stile di questa season. Andiamo avanti perché si parla di Buga. Anche lui, ragazzi, fa parte del video news di oggi. Buga, ragazzi, è il primo pro player a firmare il contratto con la nuova associazione Wayner Sport. La Weiner Sport, fondata da Gary e AJ Wainerchuk aveva già affiancato il pro player alla vittoria delle World Cup del 2019, dove appunto vinse 3 milioni di dollari e si guadagnò la vetta del mondo sia per quanto riguarda la competitività di Fortnite sia per quanto riguarda appunto i numeri che fece successivamente su Twitch, su YouTube e su tutti i social. La Wainer Sports è stata praticamente annunciata ufficialmente ieri sera e il nostro Buga è il primo di una lunghissima serie di eh, professionisti che faranno parte appunto di questa nuova associazione ed è conosciuta nell'ambito degli eSports in quanto è stata la promotrice del campionato della Call of Duty League, sponsorizzando il team Minnesota Rock. Quindi, ragazzi, tanta roba anche per il nostro Buga che continua comunque nell'apice del successo a farsi valere. Insomma, ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho dette. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali, lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao! Sera tanto tempo che non la sentivate, la canzoncina dei dieci minuti. C'è chi lascia lo schermo nero e c'è chi canta come me. Un, due, tre. Ciao.